Non è dell'idea che Juana stia facendo soffrire tutte e due? Preferirei non parlare di questo, signorina. Ma io sì. Sono realista in tutte le cose. Non credo che Juan debba risolvere la situazione. Spetta a noi due. Non voglio essere sua nemica, signora Perez. Nemmeno io voglio esserle ostile. Io amo Juan, questo è vero. Per questo ho accettato molte cose. Mi dica, signora Perez, lei lo ama? Non sono tenuta a risponderle a questa domanda. E comunque quello che conta è che lui sappia chi di noi due ama veramente. Perciò la sua lotta, dottoressa, non è contro di me, ma contro Juan. No, no, signore. Non è colpa mia, puoi controllare. Io non ero di guardia quando è successo. Non ero io di turno. Parla con me, non c'entro niente con questa storia. Va bene, ciao. Ma guarda, questo è il colmo. Cercano sempre un capro espiatorio. Ciao. Sapevo che eri qui. Perché quella faccia? Che cos'hai? Ho un mal di testa terribile. Per quello che è successo ieri sera? Non ricordarmi ieri sera, per favore. Sai una cosa? Avevi ragione. Sono stanca di correre dietro a un idiota, di umiliarmi per chi non mi ama. Ah, finalmente. Io devo avere più rispetto di me stessa. Tanto, per quale motivo dovrei morire per Riccardo? Non è poi un ragazzo così bello, così eccezionale. Perché ho perso la testa per lui? Dimmi, Giulia, vuoi accettare l'invito che ti ho fatto per questa sera? Andremo a cena fuori e parleremo di noi due, dei nostri progetti. Va bene? D'accordo. Sì, mi interessa parlare con te di molte cose. Non voglio versare una sola lacrima per quello stupido idiota. L'ho lasciato libero di andarsene con quella cieca. Per tutta la vita, se gli piace al punto tale da sacrificarsi. Perché Marta Galvan non può essere che un peso per qualsiasi uomo. Ho chiuso per sempre con Riccardo e con lei. Qui va bene. È il nostro addio. Sì. E va bene. Farò quello che mi hai chiesto. Però vorrei dirti che questa è la prima volta che una donna mi sconvolge come mi hai sconvolto tu. Credimi, darei qualsiasi cosa per convincerti che... Per favore. Che... Abbiamo già parlato di questo, Riccardo. Abbiamo già preso una decisione definitiva. Perdonami, Marta. Perdonami per averti amato tanto. Basta così, Riccardo. Non continuare a tormentarmi. Per favore, Marta, è assurdo quello che mi chiedi di fare. Sacrificarti e sacrificarmi. Ma... Per favore, vattene, vattene. Vattene via, Riccardo, è tanto difficile. Per me è molto più difficile. È molto più difficile dirti addio. Dimentica questo sogno e lasciami sola. Marta, Marta, ti rendi conto di quello che stai facendo? Stai rinunciando all'amore che provi per me, anche se non vuoi ammetterlo, mi ami. Tu mi ami, io so che è così. Basta, basta, Riccardo. Me ne vado. Me ne vado, così avrai la tranquillità che desideri. Sai una cosa? Sarà molto difficile che Guillermo Ortiz riempia il vuoto che io lascerò nella tua vita. Nessun uomo al mondo potrà mai riuscirci. Perché nessuno è capace di amarti come ti amo io. Marta. Non rendere tutto più difficile, per favore. Vattene. Vattene. Addio, Marta. Addio. Riccardo.
Addio, Riccardo. Addio, amore. Smettila, perché ti comporti in questo modo? Te l'avevo detto che sono disperato, pensavi che fosse una bugia. Mi dispiace, ho molto freddo. E allora? E allora cosa? Senti, Peto, ma che ti sei messo in testa? Non sono una che si rimorchia per strada, sono una ragazza seria, responsabile, che lavora. Su, Celia, per favore, non dirmi queste cose. Anch'io lavoro, studio, faccio un'infinità di cose. Senti, Celia, vorrei cogliere l'occasione per invitarti a prendere un caffè con me, beh, a passeggiare. Mi dispiace, però non posso. Posso accompagnarti? Basta, per favore, non toccarmi, non sopporto le mani addosso. Sì, perché preferisci che ti tocchi quell'altro ragazzo. Senti, non immischiarti in cose che non ti riguardano. Sparisci, non voglio più vederti. Aspetta, Celia, io non mi arrendo così facilmente. Ti voglio, ti seguirò costantemente, passo dopo passo. Non puoi impedirmelo, tanto ormai ho deciso, sai. Ah, sì? Seguirò ogni tuo passo. Non ci credo nemmeno se me lo giuri. Sarai sconvolta dal mio amore, dalla mia dolcezza. No, mi direi di sì, pace, alla fine ti favore. Conquisterò, vedrai. Stare qui a morire d'angoscia. Moncia, dove sei? Moncia! Marta, eccomi qui. Vuoi venire a mangiare? No, no, Moncia, non voglio mangiare. Non voglio mangiare niente. Voglio solo che mi accompagni all'istituto, per favore. Hai capito? Devi mangiare qualcosa, se no ti ammalerai. Non voglio mangiare niente. Per favore, Moncia, non mi succederà niente. Lascia un messaggio a Celia, così saprà dove siamo, va bene? Ho bisogno di uscire di qui, di distrarmi. Perché io mi sento male. Io mi sento soffocare. Dimmi, Marta, hai litigato col dottor Contreras? Questo non ha importanza ormai. Per favore, Moncia, ti prego, accompagnami. Lì perlomeno sto in mezzo alla gente che sente quello che sento io, che vive la mia stessa tragedia, tutte le mie angosce. Perché loro sono come me, lì sono nel mio mondo. Lo capisci? Un mondo al quale mi ha condannato Riccardo. Un mondo di solitudine e di tristezza. Andiamo. No, no, signora, no. Se io le dico che il dottor Ruiz non c'è, è la pura verità, signora. Sì, sì, certo, glielo dirò, signora. Sì, signora, sì. Buonasera. Dio mio, certe persone sono davvero incredibili. Salve, dottor Contreras. Ah, ma guarda. Non siamo più amici, Gonzales. Mi chiami dottore? Senti, per caso hai visto il dottor Lopez in giro? No, l'ho visto uscire qualche minuto fa. Ah, accidenti. Oh, dottor Bermudez, come sta? Come stai, Contreras? Dimmi, come va il tuo ambulatorio? È pieno di problemi, dottore. Sto lottando, faccio quello che posso. È così che diventerai un bravo medico. Dottore, ho trovato la triste... La morte di un paziente. Sa, mi sono ricordato delle sue parole in quel momento. Sento tanta nostalgia di questo ospedale. Spero di poterci tornare un giorno. E perché no? Certo, può darsi che fra qualche tempo, chissà, magari lei avrà lasciato questo ospedale o si sarà ricreduto su di me. Io non ho mai messo in dubbio il tuo talento come medico, Contreras. Però non mi apprezza come persona, non è vero? Io? No, no, non è questo. Ci sono circostanze in cui una persona reagisce male. Non potevo reagire in altro modo con te dopo quello che è successo a Marta. Tu ti ostini nelle cose che non puoi avere. Sono ostinato quando amo, dottore. Perché, vede, anche se lei ha sempre fatto finta di non credermi, io amo Marta. La amo veramente, dottore. Ma non si preoccupi. Oggi abbiamo parlato sinceramente. E perché? È finita. Come? Sì, è finita. Sono uscito dalla sua vita.
Farò esattamente quello che lei mi ha chiesto. Esco dalla sua vita. Ma questo non vuol dire, dottore, che abbia smesso di amarla. È sempre la mia illusione più grande, la speranza di poterla rincontrare un giorno. Sì. Capisco. Ma senti, Contreras, sinceramente, ascolta quello che ti dico. Sì, pronto, ospedale generale. Tu hai il tuo ambulatorio. Dottor Bermudez? Sì. C'è il direttore generale. Ah, me lo passi nel mio ufficio, per favore. Va bene. Ciao, Riccardo. Arrivederla, dottore. Ti auguro buona fortuna. Grazie. Spero di vederla presto. Arrivederci, Contreras. Ciao, Bamba. Dottor Contreras? Sì? Che cosa vuole, dottor Ortiz? So che lei è andato a parlare con Marta questa mattina. E cosa spera? Che le dica di cosa abbiamo parlato? Perché non lo chiede a lei? Lei mi vede come un nemico, non è vero? No. È solamente innamorato della donna che amo. Una donna che non ha alcun impegno con lei. È vero. È così. Sa una cosa? Quello che non sopporto in lei è il vantaggio che ha su di me. Lei può vederla, stare vicino a Marta. Ogni volta che vuole può andare a trovarla. Lei può cercare di convincerla che l'uomo della sua vita è Guillermo Ortiz. È un bel vantaggio, no? Ma mi creda, dottore, lei non l'ama assolutamente più di me. E Marta non l'amerà mai come ha amato me, questo è sicuro. Sei ancora qui, Marta, non è vero? Sì, professore. Sì. Senti, scusami se ti ho lasciato sola, però ero molto occupato. Pensavo che non saresti venuta a lezione. Ho fatto in fretta quello che dovevo fare. Ah. E, bene, eccomi qui. Bene, allora diamoci da fare. Ti ho consigliato? Sì, professore. Bene, la professoressa Sarita inizierà con te la lettura del sistema Braille e la scrittura speciale. Però il processo di orientamento sarà esclusivamente mio. Hai capito? Sì, professore, come vuole lei. Perfetto. Beh, cos'è successo? Ci sono problemi, Marta? Sento una voce triste. Sono molto triste, è vero. Ma non ha importanza. Sono sicura che mi passerà. Ora voglio solo imparare. È necessario, professore, perché ho bisogno di stordirmi per non pensare, per non impazzire dalla paura, dal dolore, dall'angoscia. Ma cosa è successo? Non capisco, il tuo atteggiamento l'altro giorno era diverso. Non puoi ricadere nel tuo vecchio stato d'animo. Devi mantenere la stessa disponibilità, l'entusiasmo. Non puoi giocare così. Lei ha ragione. Mi perdoni. Professore. Mi dica. Una persona chiede di lei. Vengo subito. Scusami, Marta. Sì, professore. Devo stare tranquilla. Tutto si sistemerà. Sì, tutto si sistemerà. Chi è? Anita, sei tu, Marta? Sì. Indovina chi c'è? Danilo. Danilo? Sì, frequento il corso superiore. Come stai, Marta? Molto piacere. Molto piacere. Ciao, come stai, Danilo? Bene. Anita mi ha parlato molto di te. Anch'io. Abbiamo detto a Danilo che devi essere molto bella, Marta. Grazie. Danilo è il mio fidanzato, sai, Marta? E ci sposeremo dopo l'operazione. Ah, devono operarti. Sì, mi opereranno molto presto. Sai, i medici nutrono molte speranze. Ah, che bella notizia, Anita. E tu, Danilo? Sono rimasto cieco dopo un incidente. Mi hanno detto che è successo anche a te. All'inizio credevo di impazzire, però poco a poco mi sono abituato. Qui ci fai l'abitudine. Sai, io sono cieco dalla nascita. E non mi sento infelice, nemmeno per sogno. Io ho una ragazza, sono molto allegro, ho molte speranze, ho i miei sogni e voglio studiare e diventare avvocato.
E voglio sposarmi, avere una famiglia, una casa, dei figli, una moglie, essere utile alla società. E ci riuscirai, Marco. E anche tu, Marta. Coraggio, non devi essere triste. Qui siamo tutti pronti a incoraggiarti, aiutarti. Certo, grazie. Grazie. Piano piano la passeggiata. Ora siamo nell'aula e qui la lezione è molto diversa. Ciao Marta. Come sta, professoressa? Bene, e siediti qui accanto a Marta. Grazie, professoressa. Dove sei, Marta? Sono qui, Paolo, alla tua destra. Sei più tranquilla, Marta? Sì, molto più tranquilla. Professoressa, può aiutarmi, per favore? Ma che le ha detto il professore? Il professor ordona se vuole che oggi stesso tu inizi l'alfabeto del sistema Braille. Perfetto. Non aver paura, Marta. È facile. Si impara subito. Non è vero, ragazzi? Sì, sì, è molto facile. È semplicissimo. Coraggio, Marta. Grazie. Grazie a tutti. Papà, secondo me è matta, Riccardo. Te lo dico io. Sono andato a dirle che sono innamorato follemente, che il mio cuore batte per lei e... niente, fa la sostenuta lei. È incredibile, sai? Te lo giuro, sono cotto di quella ragazza. Che faccio? Ora lo so. Lo so quello che stai passando con Marta. Ora ti posso capire. Ma ormai è finita. Ah, stai scherzando. Non prendermi in giro, per favore. Non ti credo tanto. Sul serio, Beto. È finita. Ah, smettila, Riccardo. Scommettiamo che te la sposi. Non è ancora finita. Riuscirai a riconquistarla. E se lei non vuole saperne di me, che faccio? Ma come che fai, Riccardo? Parlale, cerca di convincerla. Falle capire la situazione. No. Non posso, e sai perché? Perché in fondo ha ragione. Le ho già causato abbastanza problemi. Secondo me hai sbagliato a stare insieme all'altra ragazza, con l'infermiera, Giulia Martinez. Tu lo sai qual è la soluzione? Quando un uomo è veramente innamorato, dovrebbe cercare... Beto, l'unica cosa che posso fare è partire. Partire, andare lontano. Pensare alla mia vita. Alla mia carriera. Aspetta, rispondo io. Cosa non darei per dimenticarti, Marta? E invece no, non posso. Non posso perché quello che sento per te è amore vero. E un giorno riuscirò a convincerti di questo. È per te, Riccardo. Per me? Chi è? L'infermiera, Giulia. Ma che cosa vuole ancora da me? Ma rispondi, avanti. Pronto? Non ti chiamo per quello che pensi e nemmeno per supplicarti, ma solo per dirti una cosa. Ah sì? Di che si tratta? Vedi, ho ascoltato i tuoi consigli. Mi sono appena fidanzata con Augustin Fayard. Ah sì. Mi sembrano d'obbligo le congratulazioni. L'hai voluto tu. Va bene, va bene. L'unica cosa che posso augurarti è di essere felice. Riccardo, sei decisamente un uomo incredibile. Sei un... No, non ti dico niente, che importa. Il mio rapporto con Augustine è molto serio. Non pensare che sia un dispetto, no? No, no, beh, mi fa piacere. Senti, a questo punto non dovrai più aspettare perché... con lui potrai avere tutto ciò che desideri, non è vero? Eh? Come? Sì, 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 va bene. Ciao, Giulio. Spero che sia la scelta giusta. Che voleva Giulia? Si è fidanzata con un altro. Non mi dire.
Accidenti, era così innamorata di te? Riccardo, le tue donne ti hanno abbandonato, eh? Che ironia. Sai, Giulia non era sincera, di questo ne sono sicuro. Comunque non è lei che mi interessa, ma solo Marta, solo lei. Ti do la mia parola d'onore che non verrò più a cercarti. Non saprai più niente di me. Ciao, Marta. Guillermo. Sono venuto a prenderti. Moncia mi ha detto che eri qui. Moncia, infatti, io la stavo aspettando. Sai una cosa? Ho visto Riccardo Contreras. È vero quello che mi ha detto? Che tu gli hai chiesto di uscire dalla tua vita per sempre? Sì. Sì, gli ho detto esattamente questo. È finita. Adesso sono sicura che non mi tormenterà più. Ti fa male? Per favore, non voglio parlare di questo. Non farmi domande, Guillermo. Io voglio aiutarti a dimenticare Contreras, Marta. Ti voglio aiutare. Giurami sulla memoria di tuo padre che non mi hai mai amato. Che non mi amerai mai. Dimmelo. E non saprai più niente di me. Per sempre. Allora andiamo. Sì, certo. Sei ancora qui, Marta? Sì, sì. Samuel. Sì, siamo qui. Si stava esercitando su quello che le avete insegnato oggi. L'accompagno a casa. Che dice la professoressa Sarita? Crede che riuscirò a fare qualche progresso? Certo. Ha detto che è molto intelligente. Ma questa non è una novità, lo sappiamo tutti. Grazie. E come ti trovi con i tuoi compagni? Benissimo, professore. Sono tutti molto gentili e simpatici. Beh, hai visto? Tutti hanno accettato la realtà senza complessi, consapevoli di essere persone utili, persone che possono integrarsi tranquillamente nella società, che possono lavorare e produrre. Eh? Sì, questo è vero. Tutti mi dicono parole di incoraggiamento. Vicino a loro mi sento così piccola, inutile. Oh, per favore, Marta. È perché sono ancora piena di dubbi, piena di timori. Tutto questo potrai superarlo poco a poco, Marta. Ci riuscirai con tempo. Non lo so, prima devo vincere questa paura. Portami a casa, per favore, sì. Guillermo. Mi scusi, può passare stasera a casa mia, professor O'Donnell? Sì, sì, se può servire a qualcosa. Farò tutto il possibile per aiutarti. E quello che ti consiglio ora è di camminare, di imparare ad orientarti. Insomma, tu capisci, Guillermo, no? Questo è l'ostacolo più difficile da superare. Non le stai forse chiedendo troppo? No, no, niente affatto. Deve sfruttare il suo tempo al massimo. Sono d'accordo con il professore. Beh. È vero, Guillermo. E va bene. Decidi tu in questo caso. Bene, professore. L'aspetto stasera. Ah, stasera. Passerò stasera. Stia tranquilla. Sì.